Ciao, scusate di nuovo il buio, scusate veramente tanto, ma è luna passata e non ce la facevo a stare di là col computer. Ero stanchissima, sono tornata da 10 minuti. Tempo di lavarmi e sono venuta a letto. Avrei potuto fare il video domani, ci avevo anche pensato, però non ce l'ho, primo, non ce l'ho fatta ad aspettare. Dovevo dire subito quello che penso. Scusate i sbadigli, ma sono a pezzi. E secondo, domani è un'altra bella giornatina. Prima di dire ciò che penso, di quello che ho appena visto, volevo ragguagliarvi su una cosa. Vi ricordate quando vi ho detto che stavo facendo i documenti? Mannaggia, quando comincio a sbadigliare i documenti per la casa di qua e di là. Beh, una bella notizia. La commissione è passata e ha dato parere favorevole. Vi giuro che ho pianto dalla felicità. Non riuscivo a credere a quello che sentivo dalla signora che mi ha chiamata, perché io continuavo a chiederle e mi ha detto che la commissione è passata perché con la scusa del Covid. Non sapevano il giorno, sapevano che era maggio, ma non sapevano sicuramente dopo la metà. Infatti è andata in commissione verso il 20, dopo il 20, così. E mi diceva appunto che il mio dossier è passato in commissione. Io dicevo, E quando mi ha detto sì, dicevo, ma allora vuol dire che è passato? E lei continuava a dirmi sì. E io parlavo e piangevo e lei mi diceva, no, no, signora, stia tranquilla, ma io volevo dirle, sto piangendo perché non riesco a crederci, no, pensavo e ci speravo con tutta me stessa. E comunque volevo rendervi partecipi. Grazie a Dio, grazie a tutti voi e chi ha tenuto le dita incrociate. Spero di non svegliare nessuno, perché nell'altro video una persona a parte ha detto, vabbè, il video nero è fastidioso, lo so, hai ragione, però questi sono i miei orari e per cui avevo pensato, lo faccio domani. Sì, diceva che è fastidioso e non si sentiva bene, per cui sto parlando più forte. Sto parlando più forte, però vedo fino a che punto. E per cui domani devo fare parecchie commissioni, girare, poi pomeriggio lavoro e ho detto allora lo faccio adesso, prima di crollare. Praticamente ho aperto Instagram e ho visto le stories della falsona. Vi giuro,
Cioè, quando uno dici cose cattive, sei cattiva, non è assolutamente vero. Io commento solo quello che dice e quello che fa, ma la cattiveria, la perfidia che ho visto oggi in quella donna non ha paragoni. Veramente, quella è il male in persona. Non saprei neanche come definirla. Lei si para dietro al peso. Il suo peso lo fa da scudo. Qualsiasi cosa che le venga detta. Scusate se mi interrompo, ma voglio vedere se sto disturbando. Qualsiasi cosa le venga detta o fatta notare, lei la gira subito sul peso. Eh no, cara mia, il tuo peso non c'entra nulla con la tua perfidia. Sei malvagia. Sei il male in persona. Ha detto voleva vendicare suo marito, perché Vodka l'avrebbe insultato di qua e di là. Allora lei ha fatto vedere un video di questo ragazzo col suo ragazzo, dove dice che il compagno di Vodka per lei non è sveglio. Scusa, ma dove lo vedi che non è sveglio? Cosa ha sbagliato? Cosa ha detto di male? Io dal video che hai pubblicato, strega che non sei altro, ho visto solo un ragazzo dolce. Tuo marito non è offenderlo dire che non è sveglio, è quello che è perché non è sveglio. Ti sei dimenticata quando ha scambiato il canale di Suez per un canale YouTube? Porogrammo. Questa è una parola veneta. Veramente porogrammo. Oppure quando ha scambiato Primo Levi e l'ho anche salutato, non sapeva chi è. Vergogna. Ieri addirittura ha mangiato un gelato al gusto trota. Ha mangiato un barattolino salmonato. Salmonata. Ignoranti. Ma ignoranti alla massima potenza. Non sapete un cavolo di politica, di attualità, di quello che succede nel mondo, di quello che sta succedendo all'Italia, di niente. A voi basta mangiare, dormire, ruttare, scorreggiare e basta. E andare da Primark, e beh, oh, vuoi mettere? E poi, non contenta io, mi sono guardata un pezzo, vi giuro, 7 minuti mi sembra, qualcosa del genere, della live dove si è messa ancora il telo da mare sul viso perché è per fare il giro ai 10 menti che hai. La cattiveria. E con quelle mani che sembrano due dirigenti, le mani, cioè gli avambracci che ti esplodono. Sei al topo allo yeah, Michael, Michael, Michael. Non ti vergogni che hai una figlia grande che non vuole saperne di te, si vergogna.
Gli hai tolto la maschera e allora? Pensi che così la gente non lo segue più? Tu sei fusa. Falsa. Dov'è la pesata? Eh? Vuoi spostare l'attenzione come fai sempre? Tu hai detto che non è un reato perché parlavi così. Aspetta che finisco, poi ti dico. Non è un reato pensare che lui si sia inviato una mail, che non so che mail, per cui non dico nulla perché non so di quale mail si parli. Non era questo il mio discorso, volevo solo arrivare al concetto che lei voleva far passare. Lei pensava che Michael si sia inviata una mail da solo e ha detto che non è reato pensarlo. Beh, qui hai ragione. Per cui pensare ed essere sicuri che tu sei la voce del giusto in quel video schifosissimi che hai fatto e non è un reato perché sei tu e stasera quando facevi e non è un reato pensare questo, l'hai rifatta. Quando imitavi quella povera creatura, non dico altro, va, vergognati. L'hai proprio detto stasera, sei vendicativa. E per vendicarti dei dislike, di tutti i commenti e della verità che faceva uscire Grazia nelle sue live, nei suoi video, ti sei vendicata di lei ferendola nel suo punto più debole, sua figlia. Lo dico a chi, per chi non sapesse la storia. A Grazia, la regina bastarda, è morta una figlia. E la signora falsa di quarto giaro, la super queen delle balle, la super queen delle falsità, per vendicarsi che, perché in quel periodo Grazia voleva far capire la verità di chi è Chiara, l'ha punita così, facendo dei video insieme a una persona escrementizia. Questa parola l'ho rubata, non mi ricordo come si chiama, ma ho visto 3 o 4 video suoi e mi ha fatto ridere talmente tanto. Vabbè, per non dire M, cioè. Però M è riduttivo. Ha fatto questi video insieme a questa persona zozza in cui imitava la voce della bambina dall'inferno. E non dico altro. E tu? Ti permetti stasera di offenderlo, di dirgliene di tutti i colori e poi dici anche, lo dico su Instagram perché su Instagram non c'è lo strike, sell tap o allo yeah. Veramente, veramente non ci sono parole, non ci sono parole. E tuo marito che dà della poco di buono a una perché segue vodka? Eh? Cosa dovrebbe dire lei? Dovrebbe vendicarsi anche lei? Di uno che quando mangia il gelato si smerda fino a sotto il mento? Non ho mai visto uno di 40 anni che mangia il gelato e ha la cioccolata fino a sotto il naso. O di uno che mangia qualsiasi cosa e dai lati della bocca gli esce di tutto? No, ma non è indietro, vero? È sveglissimo.
Einstein gli fa un baffo. Scusate anche la voce, sono un po' rauca, ma qui passiamo dai 26 gradi ai 10, 11. Oggi un caldo bestiale, stasera pioveva con un vento e io non riesco a chiudere perché patisco troppo il caldo, non lo sopporto, no. Preferisco il freddo, freddissimo. E allora quando c'è caldo apro tutto. E poi stasera si è annuvolato tutto e c'era vento e ho continuato a tenere aperto e così. In più sono stanca. Mi sono appena fatta la... No, appena. Prima di sdraiarmi a letto alla doccia e mi ero rilassata. Però dovevo farlo adesso il video, finché sono calda. Perché poi domani mi passa e non avrei trovato le stesse parole. Per cui mi sono vista quei 7 minuti, poi non ce l'ho più fatta. Ho chiuso quel video orrendo, solo di offese, cattiveria, perfidia, malvagità. Cioè, non era un video dove dico, vabbè, è mio marito, può essere qualsiasi cosa, lo amo, è mio marito, tu hai detto una cosa che non mi va, ci sta tutta e ti dico, anche tu sei così, fai così e ci sta. No, non era così. Quella era malvagità al 100% pura. Pura al 100%. E poi prendersela col suo ragazzo. Cosa ti ha fatto il suo ragazzo? Perché ha detto tag. E allora? E tuo marito che ha detto ti blocco perché ormai ha fatto nome del canale di Suez e qua non si fanno nomi di altri canali? Ma ti rendi conto a che livello di neuroni sta messo tuo marito. Ma ti rendi conto che non sa neanche chi è Primo Levi? Ma ti rendi conto che tuo marito e qualsiasi cosa che gli scrivano salutarmi? Erminio, puntini, puntini, e lui dice ciao Erminio, Fuma e getta la sigaretta dalla finestra, tanto chi se ne frega chi passa sotto. Non c'è video dove non lancia qualche rutto in faccia alla gente? Veramente schifo. Vi avevo detto che gli avrei fatto togliere la maschera. No, falsa. Tu avevi detto che gli facevi chiudere il canale. Tu avevi detto anche che ti pesavi. Tu avevi fatto anche un giveaway. Giveaway. Tu avevi detto anche che eri incinta di Giuseppe. Tu avevi detto anche che era per una collaborazione con una società di pannolini. Tu avevi detto anche che eri incinta di due gemelli. Tu avevi detto anche che si sono riassorbiti. Avrai un corpo alieno. Sarà per questo che è così immenso, perché è alieno. Due gemelli riassorbiti di 4 o 5 settimane, però sapevi già il sesso dei gemelli. Tu
Tu avevi detto anche che avevi comprato la casa al Duomo. Sei top? Wallo yeah! Falsa! Eh? Continuo? No, perché potrei continuare all'infinito. Senza parlare, ha detto che Michael aveva un canale del cavolo ASMR. Tico, 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 tico. E il tuo canale? Ha detto che non era. Ha detto aveva un canale del cavolo. Non ha detto del cavolo, ha usato un'altra parola che non ricordo e non faceva visual. E fra parentesi ha detto che non era neanche bravo. Ah, perché invece tu a fare gli ASMR copiati da un'altra bravissima. Bravissima, e tu copiavi solo con quelle manone davanti allo schermo che facevi venire l'ansia. Tico, 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 tico. Usavi il microfono spento, tu invece eri il top e allo yeah a fare gli ASMR, che poi non li ha più fatti perché la falsona non monetizza, non può mettere 3.550 pubblicità, e allora non ha senso farli, perché lei si venderebbe anche la madre per fare soldi, per fare visual. Le visualizzazioni. Veramente, non ho mai conosciuto una persona come te. Vuole fare chiudere il canale a lui per bullismo, perché ha 20 anni, anche se ha 20 anni, non si può permettere. E tu ne hai 42, non ne hai 40, 42. 42? E sei tu che bullizzi. Come lo hai chiamato su Instagram? Come lo hai chiamato? Perché non vuoi che faccia sentire gli audio? Ah, ma poi dice 300 volte: non ho paura, non ho paura. No, e allora perché fai le stories? Perché vuoi denunciarlo se li fa sentire? Se non hai paura. Siete due zecche. Lui che ti fa da tappetino solo per un paio di scarpe. E il fatto che non lavora e può mangiare quello che vuole perché tanto sei tu. Vorrei vedere se il tuo marito, ignorantone, aprisse un canale. Un canale. E fa i video e fa le live come le fa adesso. Ciao, ciao, devo chiedere a mia moglie. Ciao, belle, bellissime live, interessanti. Senza parlare dei mukbang. Senza parlare dei mukbang, dove sbava, da qualsiasi orifizio sbava. Può mangiare qualsiasi cosa, ma dai lati della bocca gli esce sempre di tutto. Il mento straunto. E beh, farebbe anche lui il botto. Comunque ciccia, fly down, non vuol dire vola basso, se volevi dire questo. Prova a informare, prova ad aprire un libro. Non ha controindicazioni leggere, fa bene e ti può aprire mondi che nemmeno sapevi che esistevano.
Aprite un libro ogni tanto invece di aprire il frigo. E con questo chiudo, perché adesso il sonno mi è passato, ma domani, nonostante tutto, che io lavori fino all'una di notte, io mi alzo alle 7:30. Sai, c'è gente che lavora per vivere, che non aspetta YouTube. Perché l'ho sempre detto, per me la vita vera è il lavoro. È quello che ho fatto sono 2 anni che sono qua. Tutto quello che ho fatto. Le montagne di carte, di documenti, di dossier. Non ho mai smesso di cercare lavoro e l'ho trovato, grazie a Dio, l'ho trovato. Però non ho trovato giusto tutta questa cattiveria. Perché lui veramente fa parodie, non ha mai fatto per offendere. Non gli stessi video miei, perché lui è più bravo, ci mette è più bravo, io li faccio così, d'impulso, d'istinto. Io quello che ho nel cuore ho in bocca, non ho filtri, non riesco a filtrare, non riesco a contare fino a 10, come stasera dovevo fare video. Però fa gli stessi video miei nel senso che è lo stesso concetto, cioè vede il video, vede dove sta, come posso dire? E lui reinterpreta a modo suo, però non ha mai fatto, non l'ha mai fatto con la stessa cattiveria che hai fatto tu stasera offendendo anche il suo compagno. Cosa c'entra il suo compagno? Vabbè. Ragazzuoli, vi auguro la buonanotte, non so che ora si caricherà il video da qua dal cellulare. E niente, spero stiate tutti bene. Sapete che stavo per dire buon. E non mi ricordo che giorno è domani, cioè già oggi non mi ricordo se giovedì. Ah, Dio mio, stavo per dire martedì, ma poi ho detto no, ho già lavorato, non. Sì, penso giovedì. Vabbè, comunque buona giornata per domani. Un bacione grosso, grazie mille per tutti quelli che si. Tutti, non è che sono. Però grazie mille lo stesso. Io vi adoro. Grazie mille lo stesso. Grazie mille. Grazie mille a tutti quelli che capiscono quello che voglio dire. Se c'è una cosa che odio profondamente sono le bugie e le prese per i fondelli. Io di prese per i fondelli ne ho subite tante, tante. E mi ha fatto molto male e non lo sopporto. E ogni giorno che lei fa un video ce ne sono 3.000 di bugie. Quando apre bocca è per dire una bugia.
Comunque, cara mia, te l'ho detto, stasera invece di andare a leggere i commenti, a spiare tutti i video, aprite un libro. Magari potete scoprire con stupore che il canale di Suez non è un canale YouTube. E magari potreste capire chi era Primo Levi. Cari Queen dell'ignoranza di quarto giaro. Buonanotte a tutti, scusate ancora, scusate tanto il video nero. Spero che sia l'ultimo, però non ce l'ho fatta. Grazie mille, un bacio, buonanotte e a presto. Ciao.